I partigiani che venivano catturati erano incarcerati e condannati a morte per fucilazione. In pochi riuscivano a mandare una lettera d'addio ai propri cari. Erano parole scritte su un qualunque pezzo di carta, a volte persino sul retro di una fotografia. Non erano scrittori, eppure nelle loro ultime lettere, prima di essere giustiziati, riuscirono a spiegare alle famiglie le loro scelte e i loro ideali di libertà. Non ebbero paura di morire. Li animava la speranza che non sarebbe stato in vano. La Resistenza ha donato a noi libertà, quella libertà che era ormai andata persa. Non si poteva votare, non si poteva esprimere il proprio pensiero, non si poteva fare opposizione. Invece, secondo me, la libertà è la cosa più importante. La libertà di parlare, di essere ascoltato, la libertà di andare a scuola, di divertirsi con gli amici. Allora oggi non sono tanto libero. 3 aprile 1944. Gianna, figlia mia adorata, è la prima e ultima lettera che ti scrivo. E scrivo a te, per prima in queste ultime ore, perché so che seguito a vivere in te. Sarò fucilato all'alba per un ideale, per una fede che tu, mia figlia, un giorno capirai appieno. Non piangere mai per la mia mancanza, come non ho mai pianto io. Il tuo babbo non morirà mai. Egli ti guarderà, ti proteggerà ugualmente, ti vorrà sempre tutto l'infinito bene che ti vuole ora e che ti ha sempre voluto, fin da quando ti sentì vivere nelle viscere di tua madre. So di non morire, anche perché la tua mamma sarà per te anche il tuo babbo, quel tuo babbo al quale vuoi tanto bene, quel tuo babbo che vuoi tutto tuo, solo per te, e del quale sei tanto gelosa. Riversa su tua madre tutto il bene che vuoi a lui, ella ti vorrà anche tutto il mio bene, ti curerà anche per me, ti coprirà dei miei baci e delle mie tenerezze. Sapessi quante cose vorrei dirti, ma mentre scrivo il mio pensiero corre, galoppa nel tempo futuro, che per te sarà, deve essere felice. Ma non importa che io ti dica tutto ora, te lo dirò sempre, di volta in volta, con la bocca di tua madre, nel cui cuore entrerà la mia anima intera, quando lascerà il mio cuore. Tua madre resti sempre per te al di sopra di tutto. Va sempre a fronte alta per la morte di tuo padre, tuo babbo. La lotta compiuta dai partigiani non va archiviata come una cosa passata. Anzi, noi ragazzi oggi dobbiamo avere uguale forza di volontà e coraggio per non permettere a nessuno di toglierci quello che i partigiani hanno conquistato per salvare noi e il nostro futuro. Noi non pensiamo mai al perché possiamo esprimere liberamente il nostro pensiero, al perché gli scrittori possono scrivere e noi possiamo leggere i loro libri, al perché possiamo frequentare chi vogliamo. Pensiamo che tutto sia normale e lo diamo per scontato, ma è bastato poco perché tutto cambiasse. Io, come tutti i miei coetanei, ho sempre vissuto in una società libera. Ma adesso che questa libertà mi è stata tolta, capisco come si sentivano quei ragazzi che diventarono partigiani. È nel nostro sangue voler essere liberi, esprimere noi stessi, andare dove vogliamo. Invece è bastato che arrivasse un nemico invisibile per perdere tante cose. Aprile 1944. Angeli miei, ci hanno allungato la vita di 24 ore per sottoporci ad un interrogatorio. È stata una giornata densa di pensieri. Tutta la mia vita mi è passata innanzi, ma più di tutto, soprattutto, tu, moglie mia, tu, figlia mia. Moglie mia, tu sai perché muoio. Tienilo sempre presente e fallo sempre presente a tutti, specialmente alla nostra bambina, il nostro sangue, la nostra vita. Non devi piangere per la mia fine. Io non ho avuto un attimo di rammarico. Vanne a fronte alta. Il cappellano che ci assiste,
e col quale ho avuto anche un cordiale colloquio, mi ha detto che svolgendo certe pratiche è possibile riavere il cadavere. Fatelo, a me non importa nulla, ma so che per voi può e potrà essere un conforto. Se poi tu facessi la tomba in un posto dove un giorno, molto lontano, ti potessi riavere vicino a Nanna con me, allora ne sarei contento. Attenderò quel giorno con tutta la passione mia, ma che venga lontano, in modo che tu possa vedere i figli di nostra figlia più grandi di quel che ho visto io e mia figlia. Il mondo migliorerà, siatene certe, e se per questo è stata necessaria la mia vita, sarete benedette. Io vi benedico per il grande conforto, il grande sostegno che la certezza di essere da voi due ricordato ed amato mi dà, e mi fa andare sereno davanti al plotone d'esecuzione. La mia fede mi ci fa andare avanti sorridendo. Tenetemi nel vostro cuore per tutta la vita, come io per tutta l'eternità. Tuo marito, tuo babbo. La vita senza libertà è come un corpo senza spirito. Fare ciò che ti piace è libertà. A me piace andare a scuola. Mamma, non posso andarci perché fuori c'è il virus.